Buonasera e benvenuti al Pala Gentile di Ostuni per questa gara 3 di semifinale di playoff per la promozione in Serie C nazionale tra Cestistico Ostuni e Diamond Foggia. Subito una novità nelle formazioni: per la Diamond Foggia è assente lo statunitense Jonathan Hudson per motivi prettamente di infortunio, si è fatto male ieri proprio nell'allenamento di rifinitura, per cui è seduto sugli spalti, al suo posto nei 10 Chiappinelli ed è assente anche il numero 7 vigilante, i due fratelli vigilanti, ovvero sia l'ala piccola titolare sia l'allenatore della Diamond, che sono squalificati dopo qualche parola grossa volata negli spogliatoi alla fine di gara 2. Per Ostuni titolari Mimmo Morena, Antonio Caloia, che ha recuperato miracolosamente dall'infortunio di gara 2, Gianluca Argentiero, Carlo Menzione, Gianluca Marseglia. Per Foggia Antonio Padalino, Nicola Padalino, l'altro americano Donaldson, Chiappinelli e Marco Dell'Aquila. Intanto è già 2-0 per Foggia grazie al canestro segnato da Donaldson. La palla persa dopo il tiro sbagliato da Mimmo Morena, rimessa per Antonio Padalino, Marco Dell'Aquila, porta palla marcato da Gianluca Marseglia. Pick and roll con Nicola Padalino, Padalino solo, pensa al tiro, poi penetra, si ferma, forse subisce fallo da Caloia, tiro dalla media di Donaldson, sbaglia, rimbalzo di Caloia, riparte Gianluca Argentiero in contropiede. Ribalta per Carlo Menzione, va in penetrazione, scarica per Morena, ancora al centro dell'area per Caloia, Argentiero col piede sulla linea da due punti, sbaglia il tiro, rimbalzo in attacco di Caloia, ancora Argentiero, palla rubata dagli arancioni foggiani con Chiappinelli che forse subisce fallo da Argentiero. Antonio Padalino da due punti, 4-0 per la Diamond. Subito riparte in contropiede Carlo Menzione in post contro Marco Dell'Aquila, perde palla anche lui. Padalino lancia Donaldson in contropiede, Donaldson va ad appoggiare a canestro, il 6-0 ed è subito time out chiamato da coach Bozza. Con me coach Zurlo. Allora, questo approccio, questo avvio di partita non è stato dei più soddisfacenti finora. Guarda Domenico, il Foggia è partito molto ma molto forte, ha trovato subito una buona conclusione di Donaldson con una che è fra le sue armi principali, cioè il tiro dalla media distanza. Ostuni nelle tre azioni che ha fatto in attacco è stata inconcludente, ma soprattutto sembrava contratta. Sicuramente sta subendo un po' di pressione del dentro fuori. Questa gara è molto importante per loro, davanti al pubblico non vogliono sfigurare i nostri ragazzi, ma penso che si riprenderanno facilmente e spero molto presto. Riprende il gioco, Caloia carica i suoi. Gianluca Argentiero, c'è il pressing dei foggiani, Gianluca Argentiero lo supera facilmente, si ferma, posizione di guardia sinistra, Caloia serve Marseglia in palleggio, serve Mimmo Morena in post basso contro Donaldson, va a segnare Mimmo Morena, il 6-2 per Foggia. Dell'Aquila chiama lo schema, Dell'Aquila protagonista in gara 2 di una grandissima partita, 28 punti con 4 triple e segno, adesso però perde palla sulla pressione di Gianluca Marseglia e di Gianluca Argentiero. Ottimo questo recupero da parte di Ostuni. Marseglia in palleggio, prova a penetrare contro Chiappinelli che gli sporca il pallone, ancora Marseglia in palleggio, Caloia in penetrazione, scarica fuori per Argentiero, Argentiero penetra in sottomano, appoggia, sbaglia di pochissimo il canestro, Antonio Padalino in contropiede ancora, Dell'Aquila da solo da tre punti, sbaglia anche lui, Marseglia può ripartire in contropiede, si ferma,
serve Morena che pensa al crudo al tiro da tre, ma scarica dentro per Argentiero ancora, bella azione di Argentiero per Menzione che appoggia il 6-4, il meno 2 per il giallo-blu. Prova il backdoor Padalino che forse si è fatto male, Antonio Padalino sta zoppicando vistosamente, ma riparte l'azione di Ostuni, Marsiglia approfitta, un po' sbasso Morena ancora contro Donaldson, Caloia fuori per Menzione che prova il tiro da tre punti, sbaglia, il fallo a rimbalzo commesso da Gianluca Marsiglia, no, fallo di Chiappinelli su Gianluca Marsiglia, primo fallo di squadra per la Diamond a 6 minuti e 35 dalla fine del primo quarto. Intanto salutiamo gli ostunesi fuori sede e i tifosi di Foggia che ci stanno seguendo in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Ostuni. Intanto Argentiero ha sbagliato da tre punti, dell'Aquila quasi perde palla, recupera Donezzo che va in penetrazione, sbaglia, Menzione da solo in contropiede, non può sbagliare, sbaglia, ma c'è il secondo fallo commesso da Chiappinelli. Questa è una tegola per la Diamond perché le rotazioni del coach foggiano sono già limitatissime per via della squalifica e dell'infortunio, l'assenza di Vigilante e di Hudson, quindi Chiappinelli deve stare in campo anche se con due falli dopo già 4 minuti di gioco. Menzione dalla lunetta, sbaglia il primo tiro libero. Intanto ricordiamo le panchine per Foggia con il numero 8 su, con il numero 5 Eugenio Padalino, con il numero 8 Suriano, con il numero 13 Macchiarola, con il numero 14 Andrea Dell'Aquila e con il numero 15 Ferramosca, mentre per Ostuni intanto sbaglia anche il secondo tiro libero Menzione. Per Ostuni invece in panchina ci sono Tanzarella, Motta, Morici, Zito e Valente. Fallo commesso da Mimmo Morena. È il primo fallo per il capitano ostunese. Rimessa sul lato, battuta da Chiappinelli, serve Marco Dell'Aquila, marcato da Marsiglia, pick and roll con Donaldson, in penetrazione Dell'Aquila, sbaglia di pochissimo, la rimessa sarà per Ostuni. Per il tocco di Donaldson a rimbalzo contro Morena. Meno 4 per, meno 2 per Ostuni, 6-4 il punteggio a 5-59 dalla fine del primo quarto. Ostuni può attaccare per pareggiare o per eventualmente effettuare il sorpasso. Il primo sorpasso della partita. Morena in penetrazione, ancora contro Donaldson, sbaglia l'arresto del tiro, Menzione segna e subisce il fallo, al rimbalzo in attacco, una bella finta da parte di Menzione che ha aspettato che Nicola Padalino saltasse, ha subito il contatto e ha messo dentro proprio da sotto canestro del 6 pari a 5-38 da fine primo quarto e Menzione può effettuare il sorpasso adesso con questo tiro libero. Sbaglia però ancora Menzione, 0 su 3 dalla lunetta finora. Riparte Antonio Padalino che sembra essersi ripreso dalla botta presa prima. Si è ripreso benissimo perché va ad effettuare un bel arresto e tiro dalla media in penetrazione. 8-6 per Foggia. Marsiglia in palleggio contro Chiappinelli, lo attacca. Argentiero da tre punti, sbaglia. Rimbalzo di Donaldson, riparte Dell'Aquila. Dell'Aquila contro Morena, scarica fuori per Chiappinelli che prova un tiro in fuori equilibrio. C'è il fallo fischiato da Antonio Caloia. Saranno due tiri liberi per Chiappinelli. E intanto c'è il doppio cambio per Ostuni. Dentro Paulinho Motta e Nicolas Morici e fuori Carlo Menzione e Antonio Caloia. Caloia finora forse un po' sottotono, sicuramente deve riprendersi all'infortunio, non è ancora al meglio, si vede.
Sì, forse anche un po' di paura di giocare sul dolore, ma comunque nelle occasioni in cui l'abbiamo visto di andare al rimbalzo, soprattutto in attacco, ci ha messo comunque tanta grinta. Sicuramente non è al 100% e questo è un danno per lo Stuni. Però c'è da dire che nella situazione attuale, quella odierna, la chiave, come dicevi tu prima, sono le rotazioni. Ostuni, nonostante Caloia infortunato, ha molti più giocatori da far ruotare rispetto a Foggia. Vediamo adesso quasi una palla persa per Ostuni, il fischio dell'arbitro, infrazione, l'ha toccata col piede mi sembra. Sì, infrazione di piede. Per Paderino che aveva recuperato palla, ma gli arbitri hanno fermato il gioco. Si hanno 14 secondi per l'azione di Ostuni, che adesso attacca con Marsiglia. Marsiglia attacca Chiappinelli, ancora scarica, forse no. Subisce il fallo di Chiappinelli, sarà il terzo fallo per Chiappinelli, che adesso deve necessariamente uscire. E si toglie la maglia Chiappinelli, forse in questo caso l'arbitro avrebbe dovuto fischiare un fallo tecnico, perché in modo molto polemico Chiappinelli si è tolto la maglia uscendo dal campo, sostituito mi sembra da Ferramosca. L'arbitro adesso va a redarguire i giocatori della Diamond, dato forse l'ultimo avviso prima del fallo tecnico. Probabilmente c'era da fischiare subito il fallo tecnico, vero? Sì, Domenico, assolutamente sì. Il primo arbitro, La Stella, avrebbe dovuto sanzionare immediatamente il giocatore del Foggia, perché la protesta è stata talmente plateale che da regolamento bisognava fischiare e sanzionare. Sbaglia anche Marsiglia, un tiro libero su due, ma segna il secondo. 10-7 per Foggia in questo momento. 4 minuti e 40 alla fine del primo quarto. Padalino contro Morici, Donelson in punta, serve Antonio Padalino, marcato da Argentiero. Dell'Aquila va in penetrazione, forse commette fallo in attacco su Marsiglia, non fischiano gli arbitri. Rimbalzo di Morena, Argentiero in attacco, si ferma il palleggio. Morena prova da tre punti da lontanissimo, sbaglia, il rimbalzo di Antonio Padalino. Antonio Padalino sta giocando molto bene nonostante la giovane età, ricordiamo è un 96, sta giocando molto bene, uno dei migliori finora nella Diamond. Dell'Aquila in penetrazione, scarica in angolo per Donelson che non prende neanche il ferro, forse c'era fallo al rimbalzo di Ferramosca su Motta che è volato per terra, ma l'arbitro La Stella quest'oggi non fischia nulla. Infatti Morena si avvicina per chiedere spiegazioni al primo arbitro. Motta arrabbiatissimo, effettivamente la spinta è stata abbastanza netta, però adesso probabilmente ci sarà l'ultimo avviso per Ostuni, che l'arbitro La Stella si è avvicinato al tavolo. Si riprenderà con una rimessa dal fondo per la Diamond, che sarà battuta da Nicola Padalino. Padalino che gioca con la maschera al volto dopo uno scontro con Ionicas durante lo scontro diretto contro Ludas Cerignola, scontro diretto che Foggia vinse. Adesso c'è un altro fischio abbastanza dubbio da parte della Stella, vengono fischiate un'infrazione di passi a Ferramosca, probabilmente questa non c'era, una compensazione. Classico fischio di compensazione dopo l'errore arbitrale precedente, queste sono le cose che non vorremmo mai vedere. Nel frattempo Gianluca Argentiero prova la bomba dall'angolo, ma la palla gli esce di un soffio. Dell'Aquila in penetrazione al centro dell'area, Padalino, Nicola Padalino è solissimo dalla media e può mettere a segno il più 5 per Foggia, 12-7 a 3 minuti e 25 dalla fine del primo quarto. Finora Ostuni in attacco è stata abbastanza, non è stata sciolta come in altre occasioni, come in gara 1 ma anche come in gara 2, dove in attacco sicuramente Ostuni fu molto incisiva, i problemi furono piuttosto in difesa. 97 punti subiti. Adesso Antonio Padalino ha sbagliato il canestro in penetrazione, c'è stato un fischio, un fallo credo fischiato.
fallo fischiato a Nicola Padalino al rimbalzo, ha spinto forse Poligno Motta, quindi ci saranno due tiri liberi per Poligno Motta perché Foggia è già in bonus. Fallo non era su Poligno Motta ma su Mimmo Morena, che adesso va in lunetta per la prima volta nella sua partita. Non sbaglia Morena, sempre precisissimo dalla lunetta. 12-8. Segna anche il secondo Mimmo. 12-9 per Foggia. Adesso porta palla Antonio Padalino, marcato da menzione, forse perde palla, sì, perde palla, messo il piede fuori Padalino, ottima difesa da parte di Carlo Menzione, qui si è vista tutta l'inesperienza di Padalino, appena diciottenne. Adesso Marsiglia batte la rimessa, Morici gli dà il pallone, ancora Morici in palleggio, prova a servire Morena ma è anticipato, no, serve comunque Morena, Menzione contro dell'Aquila, Morici spalle a canestro, contro Padalino, sbaglia il tiro in sospensione, Donaldson prende il rimbalzo ma si lascia sfuggire il pallone, sarà ancora rimessa per Ostuni, rimessa dal fondo. Ostuni deve reagire per fare sua questa partita che è importantissima. Morici scarica fuori per Morena che la ridà a Morici che sotto canestro si fa stoppare dal ferro. Motta recupera il pallone, subisce forse fallo, sì, subisce fallo anche lui, fallo commesso dal numero 18 Donaldson. Saranno ancora due tiri liberi per Paulinho Motta. Sbaglia anche Paulinho Motta il primo tiro libero, segna però il secondo, 12-10, sostituzione per Ostuni, esce Mimmo Morena tra gli applausi, buona fino alla sua partita, dentro Antonio Caloia che andrà a marcare lo statunitense Donaldson. Intanto si prepara ad entrare anche Macchiarola per Foggia, Macchiarola è un play guardia. Under dell'Aquila prova tiro da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Morici che va via, 2-1, Marsiglia per Morici, Morici appoggia la parità a quota 12 pari a 2 minuti e 8 dalla fine del primo quarto. Palagentile esplode dopo questo contropiede concluso dall'argentino, del ventenne argentino dello Ostuni. Adesso c'è un fallo fischiato a Poligno Motta per un contatto con Nicola Padalino, ha preso una botta penso al petto, si lamenta Motta, dice di aver subito lui un colpo, invece la stella non è di questo avviso. Time out chiamato da Foggia, Foggia che non può contare neanche sull'apporto in panchina del suo allenatore vigilante perché anche egli squalificato come ricordavamo prima. Si caricano i giocatori di Foggia.
dopo il time out chiamato dal loro coach. Tanto l'arbitro La Stella ha qualcosa da dire ai dirigenti al tavolo stunesi. Ci sono tre precedenti con questo arbitro quest'anno. I precedenti in campionato sono stati per Roberto Ferrari, che è il secondo arbitro, che di Cella a Mare ha diretto la cestistica contro Foggia in casa nella partita di campionato, e nella trasferta di Sant'Elmo sono state entrambe delle vittorie. Invece La Stella di Mola di Bari, che adesso sta parlando con coach Vozza, sta lamentando non sappiamo di cosa, ha diretto invece Ostuni in tre occasioni quest'anno, nelle trasferte di San Severo e Ruvo di Puglia e in casa nell'ultima partita di campionato contro l'Olimpica Cerignola. Anche queste tre partite sono state tutte vittorie. La partita contro Cerignola è da ricordare per via dell'espulsione all'ultimo minuto ad Antonio Caloia, quindi anche se sono tutte vittorie non esattamente dei bei ricordi per Ostuni, insomma. Caloia scarica fuori per Marsiglia, che finta il tiro, poi esce per Morici da tre punti, sbaglia. Molto imprecisi gli ostunesi finora da tre punti, a tiro da fuori. Foggia ne approfitta in contropiede con Macchiarola che appoggia il 12-14. Ostuni non riesce proprio ad andare in vantaggio in questa partita, non è ancora andato in vantaggio. Ha raggiunto il pareggio per due volte, ma ancora niente vantaggio. Adesso Menzione prova a ricevere palla in post basso, La Stella vede un fallo di Menzione nei confronti dell'Aquila, un fallo in attacco, quindi palla persa per la cestistica. 12-14 per Foggia, manca un minuto e 10 secondi alla fine del primo quarto. Macchiarola in palleggio, Donaldson per Ferramosca, Ferramosca palleggia con la mano mancina, serve Antonio Padalino che va ancora in penetrazione contro Morici e segna ancora un bel canestro Antonio Padalino, più 4 per Foggia. Ostuni non riesce ancora a reagire, non riesce a far girare il suo attacco. Morici per Marsiglia che finta ancora il tiro, penetra contro Macchiarola, sbaglia anche lui e c'è il fallo fischiato al rimbalzo. Ancora credo ancora a Menzione, sì, fallo in attacco di Menzione al rimbalzo. Il pubblico non aveva capito il fischio d'arbitro, pensava che fosse stato un fallo subito da Menzione e da Marsiglia, che erano i due giocatori che erano andati a rimbalzo. In realtà c'è stato un fallo fischiato in attacco, il secondo fallo consecutivo di Carlo Menzione al rimbalzo su Antonio Padalino, che adesso va a tirare dalla lunetta e sbaglia anche lui il primo tiro libero. Tante imprecisioni, tanti errori al tiro da parte di entrambe le squadre, punteggio molto basso. Sbaglia anche il secondo Padalino, Motte prende il rimbalzo, Marsiglia riparte in contropiede, serve Morici che serve poi Caloia, spalle al canestro, Caloia quasi raddoppiato, attacca Ferramosca e segna in semigancio Mancino contro Ferramosca. Antonio Caloia 14-16, riparte Marco Dell'Aquila, richiama l'ultimo tiro del primo quarto, Marsiglia lo pressa, Dell'Aquila serve poi Antonio Padalino da tre punti che sbaglia proprio sulla sirena del primo quarto. 16-14 il risultato finale del primo quarto. Il pubblico applaude comunque perché Ostuni si sta impegnando, ma finora non sta riuscendo a far girare il suo attacco. 16-14 per Foggia, partita apertissima finora. Sì, la partita è apertissima. Come dicevamo prima, Ostuni è partito un po' contratto, vuoi per il nervosismo, vuoi magari per alcune situazioni non lette molto bene da parte dei due arbitri oggi in campo. La cosa confortante è che nonostante il gioco non sia ancora partito, siamo ancora sotto solo di due.
quindi non c'è nulla di perso, la partita non è ancora iniziata. Il primo quarto è scivolato via così fra tensioni, tiri sbagliati, ma senza nessun problema. La chiave della partita, Domenico, sicuramente è il lato difensivo del campo, così come è stato in gara 1. In gara 1 abbiamo visto uno Ostuni concentratissimo in difesa, una difesa individuale per tutti i 40 minuti della gara, con grande aggressività, con grande intelligenza, tante palle recuperate, gioco in campo aperto, che poi è quello che riesce sempre a tutte le squadre, a tutti i giocatori, più facile, il sovrannumero, come è successo prima con Morici, quando ha rubato il pallone, è andato a giocare un semplicissimo dai e vai per andare ad appoggiare. Questo dovremmo fare, alzare un attimo l'intensità difensiva, giocare di più in campo aperto, soprattutto nei minuti in cui Vozza dà il riposo a Mimmo Morena. Con il quintetto più basso possiamo essere più aggressivi, più veloci. Foggia da parte sua ha giocato un primo quarto al limite del fallo. Hanno sempre le mani addosso i giocatori, finora non sono stati tutelati da entrambi gli arbitri, sta andando bene così per loro, troviamo grande difficoltà a causa della loro aggressività a giocare in attacco a difesa schierata. Vediamo quello che succede adesso. Dell'Aquila in palleggio all'inizio del secondo quarto, Donelson raddoppiato, Caloglia gli strappa il pallone dalle mani, Marsiglia scarica per Menzione che appoggia. Il 16 pari, evidentemente Ostuni è entrato in campo con tutt'altro piglio in questo secondo quarto. Si è visto subito il raddoppio a Donelson, con Caloglia che gli ha strappato con grande aggressività il pallone dalle mani. Ferra Mosca prova da tre punti, segna nonostante la mano in faccia di Paulinho Motta. Il gol di Ferra Mosca che segna da tre punti e porta i suoi in vantaggio di tre punti. Motta da 7 metri sbaglia il tiro, rimbalzo di Caloglia che sta dando un grande contributo al rimbalzo. Menzione riprova ancora da 3 punti, sbaglia anche lui. Morici prende quasi il rimbalzo, non ci riesce. Macchiarola in palleggio. Serve ancora Donelson in guardia, ancora Ferra Mosca. Taglia dell'Aquila, voleva ricevere il pallone, un taglio in angolo, ma non riceve, sbaglia poi il passaggio Ferra Mosca per Macchiarola grazie alla pressione difensiva di Carlo Menzione. Quindi palla persa per Foggia. Salutiamo ancora gli ostunesi fuori sede e i tifosi di Foggia che stanno seguendo sul nostro canale YouTube in diretta streaming. Sono quasi 40 spettatori in questo momento. Marsiglia ancora, un fallo in attacco fischiato a Menzione. Stavolta devo dire che per quello che dovrebbe essere il terzo fallo per Menzione, fischiato a Menzione. Questa volta per quello che ho visto mi sembra una chiamata abbastanza inventata, non c'era assolutamente niente. Menzione è costretto a lasciare il campo. Rientra Capitan Morena. Macchiarola contro Morici. Riceve dell'Aquila. Finora abbastanza anonima la sua partita, nonostante giovedì sembrava che gli entrasse veramente tutto. Stavolta invece quasi niente. Padalino prova da tre punti, sbaglia. Il rimbalzo di Caloglia, che ha preso tantissimi rimbalzi finora, non sta assolutamente risentendo quasi per niente dell'infortunio. Marsiglia in penetrazione, pick and roll con Caloglia che poi riceve il pallone da sotto, subisce il fallo da parte di Ferra Mosca e andrà in lunetta con due tiri liberi. Stavolta abbastanza netto il fallo subito da Antonio Caloglia, che stava appoggiando la palla proprio sotto canestro con la mano mancina, la sua mano preferita.
Tanto il medico sociale della cestistica è stato richiesto dalla panchina della Diamond Foggia, dottor Caliandro, mentre Caloia sbaglia il primo tiro libero. Veramente tantissimi errori dalla lunetta finora, soprattutto per Ostuni. Caloia segna invece il secondo, 17-19. Macchiarola porta palla sul blocco di Donetson, backdoor di Dell'Aquila, ma il passaggio di Macchiarola è sbagliato e Dell'Aquila si arrabbia tantissimo col compagno, scalcia via il pallone, poi chiede scusa. Il pubblico del Palagentile lo becca un po' per questo suo atteggiamento, ma si è nervosito più col compagno che con i tifosi avversari, bisogna dire. Adesso Motta serve Morena, spalla a canestro, la doppia finta di Morena, tripla finta che poi serve Morici, sbaglia ancora da tre punti Morici, se non sbaglio Ostuni non ha mai segnato da tre punti finora. Ancora Foggia in palleggio con Macchiarola, Marsiglia lo pressa, Macchiarola dietro la schiena, due, tre volte, serve Ferramosca che tira ancora da tre punti, stavolta sbaglia, Morena al rimbalzo, Marsiglia spinge, Morici, serve Caloia, spalla a canestro, attacca contro due, segna, in semigancio, ancora la parità, e sarebbe anche ora di sorpassare adesso perché Ostuni ha raggiunto la parità per 3 o 4 volte, ma non è mai riuscito ad andare avanti nel punteggio. Dell'Aquila prova da tre punti, sbaglia il tiro da tre. Si lamenta con l'arbitro per un fallo subito. Fallo che oggettivamente mi sembra che non ci fosse assolutamente. Adesso si lamenta anche con Macchiarola che lo manda bellamente a quel paese. I giocatori di Foggia sono abbastanza nervosi, anche se la stanno giocando alla grande, stanno difendendo benissimo, con grande aggressività. C'è il time out. Rientra in campo Nicola Paderino insieme a Donaldson, Ferramosca, Antonio Paderino e Dell'Aquila. È uscito Macchiarola dal campo, Macchiarola che era stato destinatario di qualche baffa da parte di Marco Dell'Aquila. Adesso si accomoda in panchina. Foggia mi sembra che si sia piazzata a zona in difesa, probabilmente per chiudere l'area, dato che Ostuni sta segnando quasi esclusivamente da sotto canestro, mentre da tre non sta, da tre Ostuni non sta praticamente mai segnando. Infrazione di passi a Marsiglia, anche questa abbastanza doppia, rientra Gianluca Argentiero e esce proprio Gianluca Marsiglia. Sì, Foggia è passata a zona pari, vediamo se solo per un'azione, per una scelta tecnica del coach o se definitivamente. Coach Vozza immediatamente manda sul cubo del cambio il miglior tiratore dello Ostuni, Gianluca Argentiero, per cercare di sfruttare gli spazi e magari i ribaltamenti dal post basso di Mimmo Morena. Nel frattempo fischiato un altro fallo impossibile ad Antonio Caloia, che alza il braccio nel proprio cilindro e va ad ostacolare il tiro di Donaldson. Pessima finora la direzione dei due arbitri, Domenico. Assolutamente pessima finora la direzione dei due arbitri. Caloia ha qualcosa da ridire, giustamente, con l'arbitro Ferrari. Esce dal campo e rientra di nuovo Gianluca Marsiglia. Sbaglia il primo tiro libero, Edward Donaldson.
Segna il secondo tiro libero Donaldson. Più uno Foggia. È un'altra palla ingenuamente persa adesso da Argentiero e Motta, anche se Motta chiede, chiede che fosse stato subito un fallo. Per la Stella non è così. Il pubblico è indiperito con i due arbitri, che oggettivamente non è il primo fischio, un po' dubbio diciamo da parte soprattutto dell'arbitro La Stella. Ma una squadra deve essere più forte anche dell'arbitraggio, a volte poco vantaggioso. Antonio Padalino ancora in penetrazione, migliore in campo tra i suoi adesso Antonio Padalino, appena diciottenne, nipote del più esperto Nicola Padalino. Argentino dall'angolo, pensa al tiro da tre ma poi non tira. Morici in penetrazione, scarica fuori, benissimo per Gianluca Marseglia che finalmente si sblocca i suoi da una lunga distanza, il primo tiro da tre della partita, 22 pari. Donaldson in punta, Morena lo lascia tirare dalla media, Donaldson sbaglia e riparte. Morena per Morici, Morici ancora fuori per Marseglia che pensa a un altro tiro, poi in realtà scarica ad Argentiero che sbaglia anche lui. È quasi una maledizione finora, Ossia non è mai riuscito ad andare in vantaggio. La palla è nelle mani di Foggia che con Dell'Aquila attacca quando mancano 4 minuti e 45 secondi alla fine del secondo quarto, 22 pari. Dell'Aquila bene, il ribaltamento per Nicola Padalino che segna quasi sullo scadere dei 24 secondi, 22-25 per Foggia. Coach Bozza voleva chiamare time out ma al tavolo non hanno fischiato in tempo, quindi attacca ancora Ostuni. Marseglia da tre punti, sbaglia anche stavolta, ma c'è il rimbalzo da parte di Argentiero, rimbalzo lungo. Marseglia chiama lo schema, scarica fuori per Morici adesso dall'angolo Poligno, Motta che segna dalla sua mattonella da cui non sbaglia mai dai 5 metri, 24-25 per Ostuni. Finora l'attacco contro la zona, a parte qualche tiro da tre sbagliato, finora è abbastanza efficace. Sì, è stato efficace, ma fino a un certo punto, Domenico. Dovremmo forse iniziare a appoggiare anche la palla sotto. Abbiamo giocato soltanto in maniera perimetrale. Dobbiamo dare la palla dentro per far chiudere la difesa e comunque non giocare solo da un lato senza ribaltare. Si devono stancare, devono fare avanti e indietro. Nel frattempo Paulinho Motta prova la tripla dall'angolo destro ma non va. Padalino in transizione mette un tiro che è uno dei suoi marchi di fabbrica. Ancora Nicola Padalino. Tanto il passaggio di Morena sbagliato, direttamente sul tabellone. Morici però recupera benissimo il contropiede. Marseglia in arresto e tiro dalla lunetta, forse sbaglia, avrebbe dovuto aspettare. E infatti Foggia può andare tranquillamente in contropiede. E Antonio Padrino può appoggiare il più 5 da parte della Diamond. E stavolta Coach Bozza riesce a chiamare il time out, 2 minuti e 52 dall'intervallo. Thank you.
pubblico di Ostuni continua a beccare un po' i due arbitri, la cui direzione finora è stata assolutamente insoddisfacente. A parte il fallo tecnico mancato a Chiappieri, che ancora non è rientrato, con tre falli sul groppone. Se non sbaglio, entrambi, sia Menzione che Caloglia, hanno tre falli commessi. Ma in generale una serie di fischi non certo giusti, a volte anche da entrambe le parti. Morici da tre punti, dall'angolo, stavolta segna e porta Ostuni sul meno 2 al 29-27. Adesso Dell'Aquila prova ad attaccare in pick and roll con Ferramosca, raddoppiato Dell'Aquila, deve scaricare a Ferramosca che tira da tre punti, stavolta sbaglia, solo 1 su 3 per lui dall'arco questa sera. Marseglia in contropiede, serve Argentiero, che serve Morena, che pensa al tiro, poi in realtà scarica fuori per Poligno Motta, ancora Morena fuori dalla linea da tre punti, ancora per Motta che va in penetrazione e subisce stavolta il fallo da parte di Ferramosca. Non ci sarà bonus perché Foggia ha commesso soltanto 2 falli in tutto l'intero secondo quarto. Sarà Argentiero a battere la rimessa. Marseglia in pareggio contro l'Aquila, stavolta lo batte, viene stoppato però da Ferramosca, sta disputando un'ottima partita. Dell'Aquila guida il contropiede, preferisce non passare il pallone Antonio Padalino, poi serve Donaldson, ancora Ferramosca in punta, aspetta il taglio da parte prima di Nicola Padalino che non riceve nemmeno Dell'Aquila, riceve invece Antonio Padalino. Marseglia ruba quasi il pallone da dietro, c'è la palla persa da parte di Foggia, l'infrazione di 24 secondi. Finalmente abbiamo visto una difesa molto aggressiva da parte di Ostuni, che sicuramente sta mettendo tutto l'impegno che può. Sì, Domenico, ma già dall'inizio del secondo quarto era cambiato già tutto in campo. I ragazzi sono molto più aggressivi, lavorano molto sul giocatore con la palla, stanno anticipando le uscite dai blocchi molto bene. Prima abbiamo visto perdere una palla su un backdoor, adesso abbiamo visto perdere una palla per infrazione di 24 secondi. Sicuramente adesso un'altra palla persa per Foggia per la grande difesa dei ragazzi, infrazione dei passi di Padalino. Sicuramente la pressione difensiva dello Ostuni è diventata sicuramente più alta, ma più concreta e anche più intelligente. Non stiamo sprecando energie. Adesso la palla va sotto a Capitan Morena, che con un movimento dei suoi fa venire giù il palazzetto. 2 punti, ancora pareggio. Nicola Padalino in penetrazione per Antonio Padalino, che poi scarica bene per Donaldson, che si appende al canestro, e anche in questo caso ci poteva stare il fallo tecnico. Con Donaldson che adesso provoca anche un po' il pubblico. Morena sbaglia ancora da 3 punti, 29-31, Nicola Padalino guida il contropiede, 14 secondi, Dell'Aquila chiama anche in questa occasione, l'ultimo tiro del quarto, però quasi perde palla sulla pressione di Argentiero e c'è il fallo, fischiato a Nicolas Morici, fallo su Padalino che aveva ricevuto palla. Non ci saranno comunque 2 tiri liberi, aveva ancora 2 falli da spendere Ostuni, che ne ha commessi soltanto 3 in questi secondi 10 minuti di partita. Solo 5 secondi e 57 per Foggia per effettuare l'ultimo tiro prima dell'intervallo. Entra Chiappinelli al posto di Ferramosca. Mentre Chiappinelli solo per effettuare la rimessa sul lato sinistro, blocco di Donaldson per Dell'Aquila che però viene raddoppiato da Motta e da Marseglia, però poi si riesce a ricevere, serve Chiappinelli da 3 punti che sbaglia,
Marsiglia, prova il tiro alla disperazione che non va, 29-31 all'intervallo. E ci sentiamo più tardi, linea alla regia. Di nuovo per il terzo quarto dal palo gentile di Ostuni tra Cestistica Ostuni e Diamond Foggia. 29-31 il punteggio dopo due quarti di gioco. Ostuni che sta faticando un po' in attacco ma che sta comunque difendendo abbastanza bene sui foggiani, che hanno potuto contare sinora su una bellissima partita da parte di Antonio Padalino, uno dei più giovani della squadra, classe 96, appena 18 anni. Qualche problema di falli per la Cestistica, con menzione a Caloia già a quota 3, un arbitraggio un po' non del tutto soddisfacente, ma il palo gentile applaude per il rientro in campo dei ragazzi, che questa vittoria è veramente importantissima per raggiungere la finale per la promozione in Serie C nazionale. L'altra semifinale, ricordiamo, si sta disputando in questo momento a San Severo tra la nuova Alius San Severo e l'Olimpica Cerignola, arrivate rispettivamente in campionato al terzo posto e al quarto posto, mentre Foggia si scontra con quella che è stata la seconda in classifica dopo la regular season, da quinta classificata. Il cammino del Foggia finora è stato agevole come quello di Ostuni, 2-0 per Ostuni contro Barretta, 2-0 per Foggia contro Fasano. Morena da tre punti non prende neanche il ferro, si lamenta Nicola Padalino al rimbalzo, dice di aver preso una botta da Antonio Caloia, non c'è nessun fischio, riparte l'azione con Foggia in vantaggio di due punti, Marco Dell'Aquila in palleggio, pick and roll con Nicola Padalino che riceve quasi solo fuori dalla linea da tre punti, batte Antonio Caloia in palleggio, sbaglia ma c'è il rimbalzo preso da Donaldson e il fallo sul tentativo di appoggio sotto canestro, fallo del capitano Mimmo Morena. Ci saranno due tiri liberi per l'americano, classe 88. Sbaglia il primo tiro libero, primo ferro per Donaldson, che ha un ottimo tiro dalla media dei 5 metri, ma che al di fuori di quest'arco di 5 metri non ha una grandissima mano, e lo dimostra anche con il secondo tiro libero che sbaglia. Rimbalzo di palla adesso per Marsiglia, forse subisce fallo da Antonio Padalino, riesce a servire menzione. Caloia serve adesso sul lato sinistro Morici. Morici prova ad attaccare Chiappinelli, poi scarica al centro per Caloia, poi Morena da tre punti, sbaglia ancora Morena da tre punti, riparte Nicola Padalino per Antonio Padalino, Chiappinelli da tre punti, segna più 5 per Foggia, 34-29. Menzione per Morena, poi adesso Morici, Caloia spalle a canestro contro Nicola Padalino, prova a batterlo con il semigancio, il suo tiro migliore di Antonio Caloia, tra i migliori in campo quest'oggi, nonostante solo tre giorni fa avesse la caviglia gonfia come un melone, sta lottando veramente su tutti i palloni. Chiappinelli in palleggio, marcatura su di lui, Nicolas Morici. Dell'Aquila riceve il pallone, forse commette fallo in attacco su Marsiglia, non c'è fischio da parte degli arbitri, Mimmo Morena si lamenta, ancora più 5 per Foggia. Marsiglia era caduto per terra, probabilmente c'era un fallo in attacco ma non sono stati di questo avviso i due arbitri, La Stella e Ferrari. Marsiglia in palleggio, crossover di Marsiglia, subisce il fallo da parte di Antonio Padalino, il numero 9. Chiappinelli non ci poteva credere, pensava che fosse stato fischiato fallo a lui, sarebbe stato il quarto, ma in realtà è stato fischiato a Padalino, quindi per adesso il numero 4 degli arancioni è salvo. Adesso ancora l'arbitro Ferrari va a lamentarsi con coach Vozza per le proteste reiterate, coach Vozza allarga le braccia, rimessa laterale che sarà battuta da Carlo Menzione.
Gianluca Marsiglia per Caloia. Morici prova a ricevere, spara a cresta contro Chiappinelli che è più basso di lui, lo batte e c'è infatti il quarto fallo di Chiappinelli, che stavolta non ha nulla di cui lamentarsi, che Morici l'ha portato giustamente spalle a canestro per sfruttare il mismatch. C'è il quarto fallo per Chiappinelli. Morici è rimessa dal fondo, menzione serve in post basso Morena, Caloia da tre punti, segna Antonio Caloia, meno due. È una serata in cui nessuno dei tiratori scelti di Ostuni riesce a segnare da tre punti, ci pensa Antonio Caloia, finora il migliore in campo probabilmente, a metterla dalla distanza, risponde da due punti, da sei metri, Nicola Padalino, 43enne stella della Diamond. Ancora Morena, spalla a canestro, serve benissimo Caloia che però sbaglia, Morici lotta al rimbalzo, forse subisce fallo, eh sì, subisce fallo da Nicola Padalino. È il terzo fallo per Nicola Padalino, assoluto protagonista giovedì nella gara 2 giocata al Palo Russo di Foggia, 27 punti per lui, quasi infallibile dal campo, stasera si è visto un po' meno ma comunque ha disputato un'ottima partita. Morici da tre punti, segna stavolta, meno uno per la cestistica, 37-38, il pubblico si gasa, si esalta, dell'Aquila raddoppiato da Caloia e Marsiglia, riesce a servire Donetson, spalle a canestro, stoppato da Nicolas Morici che poi lo guarda. C'è probabilmente il fallo fischiato a Nicolas Morici, questo è fantascienza, Benedetto. Sì, siamo noi che lo viviamo spesso dal campo, siamo abituati ai numeri di La Stella, purtroppo. Ogni inizio partita, quando c'è lui, ci si aspetta cosa farà, punto interrogativo. Stasera ci ha deliziato con un paio di sfondamenti fischiati a Carlo Menzione, con il tecnico non fischiato a Chiappinelli che è uscito buttando per aria la maglia. Adesso su una stoppata nettissima di Nicolas Morici ha fischiato un fallo che non c'era assolutamente. Donaldson nel frattempo inizia a segnare dalla lunetta, speriamo non abbia preso le misure. Assegno il primo tiro libero per lo statunitense, assegno no, sbaglia il secondo, si conferma poco preciso dalla lunetta, 37-39 per la Diamond Foggia. Menzione prova a ricevere spalle a canestro, stavolta non tocca dell'Aquila per paura di effettuare un altro fallo. Morici da tre punti, stavolta sbaglia, tiro un po' affrettato da parte di Ostuni stavolta. Donaldson parte addirittura in palleggio, Chiappinelli pensa al tiro, poi scarica fuori per Antonio Padalino che completamente solo tira ma sbaglia, il rimbalzo per Gianluca Marsiglia che riparte. Pick and roll con Antonio Caloia, si ferma, poi serve Morici, ancora Caloia che viaggia sulla linea di fondo, menzione in penetrazione, il pareggio da parte di Carlo Menzione che ha sfruttato il blocco, il taglia fuori da parte di Antonio Caloia che ha tenuto a distanza Nicola Padalino, e c'è finalmente ancora l'ennesimo pareggio da parte di Ostuni. Dell'Aquila in penetrazione, riruba il pallone Morici, 3 contro 1, Morici, serve Morena che poi perde il pallone, menzione, riserve ancora Morici, ancora l'errore, Caloia però stavolta riesce a mettere dentro il pallone, time out per Foggia e finalmente il primo sorpasso per Ostuni, 41-39, 5 minuti e 41 da giocare e il palazzetto adesso è infiammato per il giallo-blu. Il primo vantaggio dopo due quarti e mezzo di partita. La partita finora è equilibratissima. Un contropiede che stava per trasformarsi in una disfatta, 3 contro 1, la palla persa, poi però Morici, Menzione e Caloia hanno trasformato
in due punti e quindi nei punti del sorpasso. Sì, Domenico, nell'ultima azione si è vista tutta la tensione, tutta la paura da parte della cestistica, che finora non era mai andata in vantaggio. Siamo arrivati in contropiede praticamente 4 contro 1, potevamo perdere palla a un certo punto e Caloi è arrivato, ha continuato a fare quello che ha fatto finora, dare l'anima. Antonio sta dando l'anima stasera nonostante l'infortunio, e ci ha portato avanti di 2 finalmente. Rimessa per Foggia con Dell'Aquila che cede il pallone adesso a Antonio Padalino, lo marca Carlo Menzione, Padalino in palleggio, riceve Donaldson, riceve adesso Chiappinelli in guardia destra, Dell'Aquila esce dai blocchi, prova a stare da 3 punti, Marsella gli strappa il pallone con una mano, va in penetrazione, fallo subito da Marsella, il fallo di Marco Dell'Aquila. Adesso l'inerzia della partita è tutta per Ostuni, con Marsella che in lunetta può portare più di un possesso di vantaggio tra le due squadre. 41-39, a 5 minuti e 20 dalla fine del terzo quarto, e la Stella si lamenta ancora con i dirigenti al tavolo. La Stella ha chiesto addirittura al fotografo della cestistica di allontanarsi. Siamo veramente a livelli imbarazzanti. Sbaglia il tiro libero Marsella, di nuovo tra le mani il pallone del più 3. Sbaglia anche il secondo, ancora più 2 per Ostuni. Chiappinelli in palleggio, marcato ancora da Nicolas Morici. Chiappinelli che sta giocando con 4 falli. Donaldson serve poi Nicola Padalino, marcato da Caloia. Chiappinelli pensa a servire Donaldson, spara a canestro, ma c'è il fallo sulla penetrazione di Chiappinelli, il fallo commesso da Gianluca Marsella. Primo fallo dovrebbe essere per Gianluca Marsella. E intanto torniamo a salutare gli ostunesi fuori sede che ci seguono da tutta l'Italia. Finora 44 in questo momento. I tifosi che stanno seguendo tra gli ostunesi fuori sede che ci seguono, dicevo, da tutta l'Italia e anche da mezza Europa. E che adesso si possono godere questa stoppata clamorosa di Mimmo Moreno a Chiappinelli, con un secondo da giocare dei 24. Foggia adesso sta soffrendo la difesa aggressiva da parte di Ostuni. Ha solo un secondo per tirare prima che scada la sirena. Chiappinelli batte la rimessa, prova a servire poi Donaldson da 3 punti, tira da 3 punti, l'americano non prende nemmeno il ferro, mattone. Marsella adesso in contropiede chiama lo schema, rallenta il gioco, pick and roll con Caloia, serve Morici in guardia sinistra che serve Menzione, un passaggio che Menzione prende quasi per miracolo, in penetrazione Menzione subisce il fallo da parte di Nicola Padalino ed è il quarto fallo per la bandiera foggiana, è sicuramente un'altra tegola per la Diamond questa, 4 falli sia per Chiappinelli sia per Padalino. Padalino che si lamenta con l'arbitro Ferrari, stavolta educatamente. Evidentemente non ci sta a perdere questa partita. Giocatore classe 71. Menzione segna il primo tiro libero, 42-39. Anche Menzione adesso può mettere 2 possessi di vantaggio tra una squadra e l'altra. Quando mancano 4 minuti e 32 alla fine del terzo quarto, segna Carlo Menzione, 43-39, massimo vantaggio finora per Ostuni,
che non era riuscita mai ad andare in vantaggio fino a poco meno di un minuto fa. Adesso la reazione di Foggia con Marco Dell'Aquila che in penetrazione appoggia con la mano sinistra. Fallo commesso da Mimmo Morena che allarga le braccia, dice di non aver fatto assolutamente niente. Adesso uscirà Mimmo Morena per lasciare spazio a Poligno Motta. Chiede ancora spiegazioni Morena. Sbaglia il tiro libero Marco Dell'Aquila. Ancora più due per Ostuni, 43-41. Gianluca Marsiglia in palleggio per Menzione. Menzione raddoppiato addirittura. Serve Morici da solo. Marsiglia riesce a servire in post basso Motta. Menzione da tre punti, sbaglia. Menzione che è stato precisissimo da tre punti nelle prime due partite di questa serie. Quest'oggi, se non sbaglio, 0 su 3. Per l'ex giocatore del Lazio Ostuni e di Francavilla. Forse infrazione di passi per Antonio Padalino che riesce comunque a cedere il pallone a Marco Dell'Aquila. 9 secondi alla fine dell'azione. Dell'Aquila in angolo per Donelson, 5 secondi. Antonio Padalino palleggia, arresto e tiro, sbaglia e il pallone che esce fuori si riprenderà con una rimessa per Ostuni. Ancora il pubblico che applaude i ragazzi, applaude l'impegno. Marsiglia in palleggio per Carlo Menzione in guardia destra, serve Caloglia in punta, serve adesso Marsiglia che è completamente solo, poteva tirare ma sceglie di andare in penetrazione, scarica male per Poligno Motta, palla persa per Marsiglia, più due Ostuni, ancora il pallone nelle mani di Foggia con Dell'Aquila stremato che non è mai uscito dal campo finora. Pick and roll di Aquila che forse perde palla, ma c'è il fallo fischiato a Gianluca Marsiglia. Adesso esce dal campo per lasciare spazio a Gianluca Argentiero. No, resta in campo Gianluca Marsiglia. Esce infatti Nicolas Morici, applauditissimo dal pubblico di casa. Marco Dell'Aquila in lunetta. Costunese fischia, Dell'Aquila non sente e mette dentro il tiro libero, 43-42. Segna anche il secondo, 43 pari, torna quindi la parità tra le due squadre, 3 minuti e 15 alla fine del terzo quarto. Argentiero per Caloglia, raddoppiato Caloglia. Riesce a servire comunque Marsiglia contro Dell'Aquila. Adesso Foggia sta difendendo bene. Argentiero da tre punti. Sbaglia ancora Argentiero dall'angolo. Menzione prova a lottare al rimbalzo. Tocca il pallone ma la palla esce fuori. Rimessa per Foggia. Ci sarà il cambio adesso. Fuori Antonio Caloglia. Probabilmente il migliore in campo per il giallo-blu. Dentro ancora il capitano Mimmo Morena. Dell'Aquila pick and roll con Donelson, riesce a servire Chiappinelli completamente solo, che segna il tiro da tre punti. 43-46, 7-0 di parziale per Foggia. Argentiero quasi perde palla sulla pressione di Chiappinelli, riesce poi a dare il pallone a Morena. Marsiglia da tre punti, sbaglia. Rimbalzo però in attacco, rimbalzo lungo dello stesso Marsiglia. Motta adesso sbaglia il passaggio per Morena, viene anticipato Morena. Dell'Aquila con il numero, sbaglia Donelson al volo. 43-48, time out per coach Vozza e ancora il vantaggio più 5 da parte di Foggia. 9-0 di parziale, dopo la fiammata ostunese c'è stata ancora qualche difficoltà in attacco con Foggia che sta difendendo meglio e Foggia ha reagito. Sì Domenico, Foggia è passata nuovamente a zona, non tanto per una questione tecnica
quanto per problemi di falli più che altro, ma i ragazzi foggiani stanno difendendo molto bene. D'altro canto lo Stuni non sta attaccando con velocità, non sta attaccando ribaltando la palla. Infatti dopo la quarta azione consecutiva senza portare un canestro a frutto, coach Vozza ha deciso giustamente di chiamare time out e di riorganizzare un attimo le idee. Tanto è uscito Gianluca Marsella dal campo, Morici nel ruolo di playmaker, forse c'è il fallo di Dell'Aquila che lo colpisce il braccio, non c'è assolutamente nessun fischio da parte degli arbitri e Foggia adesso va sul più 8 con Dell'Aquila sugli scudi in questo momento. Palla recuperata, bomba in contropiede, 43-51. Carlo Menzioni sul lato destro, gli ruba il pallone Dell'Aquila, lo butta fuori. Rimessa dal fondo per la cestistica. Gianluca Gentile raddoppiato in angolo, perde ancora anche lui palla, ma Chiarola riparte in contropiede, serve Donetson che poi si ferma, riserve di nuovo Macchiarola, ancora Dell'Aquila, adesso si sente caldo e prova ancora da tre punti, stavolta prova a prendere meno il ferro. Argentiero riparte, l'ultimo riparte Morena da tre punti, sbaglia anche lui, il rimbalzo di Morici che al volo serve Menzione che però prova lo scarico per Poligno Motta, sbaglia il passaggio. Troppe palle perse in questi ultimi due minuti, 1:24 alla fine del terzo quarto. Torna sul campo Gianluca Marsella, fuori Gianluca Argentiero, ancora secco in questa partita. Un'altra palla persa, 43-51, Macchiarola porta palla. Foggia se la sta giocando alla grande, nonostante l'assenza di due uomini importanti come Vigilante e come l'americano Jonathan Dudson tra i protagonisti della partita di giovedì. Intanto il fallo in attacco di Ferramosca, che ha sgomitato in palleggio durante la sua penetrazione contro Poligno Motta. Stavolta l'arbitro La Stella ha visto il fallo in attacco da parte dei giocatori di Foggia. Gianluca Marsella dagli 8 metri, serve Morici. Morici per Motta, finta di Motta. Marsella da tre punti, segna Gianluca Marsella, la seconda tripla della sua partita. 46-51, 45 secondi alla fine del terzo quarto. Morena addirittura in pressing a tutto campo su Macchiarola, adesso ritorna sul suo uomo. Macchiarola forse perde palla, la pressione di Morici e c'è il fallo di Nicolas Morici. Fallo di Nicolas Morici che chiede spiegazioni, probabilmente non c'era nemmeno questo fallo fischiato dall'arbitro Ferrari. Macchiarola andrà in lunetta sul più 5 per Foggia, 33 secondi alla fine del terzo periodo. E intanto c'è il cambio per Foggia in questi ultimi 33 secondi. Fuori l'americano Donetson e dentro Andrea Dell'Aquila col numero 14. Freddo Macchiarola segna il primo tiro libero. Nonostante il frastuono del Palagentile. Sbaglia invece il secondo, rimbalzo di Motta. Marsella in palleggio, Menzione costantemente raddoppiato sul lato destro, riesce a penetrare e riesce a mettere il pallone nel cesto. 21 secondi alla fine, 48-52. Dell'Aquila predica calma, vuole anche in questo caso l'ultimo tiro. Giocherà il pick and roll con Ferramosca marcato da Marsella, poi serve poi Dell'Aquila, Macchiarola in penetrazione, segna un bel canestro, poi
trattiene il pallone Macchiarola, menzione furioso perché Macchiarola ha trattenuto il pallone, ha fatto passare gli ultimi 3 secondi di partita. Ostuni poteva provare ad andare al tiro all'ultimo secondo, ma gli arbitri non hanno fischiato niente e aumenta il nervosismo in Ostuni adesso con la squadra sotto di 6 punti, 48-54, ma ci deve essere necessariamente una reazione d'orgoglio per vincere questa partita che è fondamentale. Sì, sicuramente ci vuole una reazione d'orgoglio, ma con la testa sulle spalle e con concentrazione. Abbiamo visto da quando Foggia è passata a difendere a zona, Ostuni non ha ragionato tanto, ha cercato delle soluzioni affrettate, non ha capito che i ragazzi non hanno capito che bisogna muovere la palla, farli stancare, cercare un tiro aperto o fare come ha fatto nell'ultima occasione Carlo Menzione, spaccare la difesa con una penetrazione, nella fattispecie con un canestro da sotto, ma anche per uno scarico, per un ribaltamento. Quindi c'è bisogno di tanta pazienza. Ancora 40 secondi alla ripresa del gioco. Torniamo a salutare gli ostunesi fuori sede, i tifosi di Foggia che ci stanno seguendo da tutta Italia, dal nord al sud. Sono tanti gli ostunesi che risiedono fuori dalla loro terra di origine, stanno seguendo la cestistica. In questo momento abbiamo raggiunto il picco di 66 spettatori, mentre gli ostunesi presenti, Ostuni, sono tutti qui al Palagentile, tutti proprio no, insomma, però la presenza di pubblico è stata importante quest'oggi in una giornata comunque delicata per via delle elezioni comunali. In tantissimi non hanno voluto perdersi questo appuntamento. Si riprenderà il gioco con una rimessa laterale per Foggia, che si schiera con Antonio Pedalino, Ferramosca, Donaldson, Macchiarola e Dell'Aquila. Dell'Aquila stoico quest'oggi, veramente non è mai uscito dal campo, è stato un po' impreciso al tiro ma è stato decisivo il suo apporto nel parziale che ha portato Foggia da sotto di 4 punti a sopra di 8. Intanto Macchiarola quasi combina un pasticcio sulla rimessa con Morici, che gli sporca il pallone, la palla che esce ancora fuori. Stavolta però riesce a servire Dell'Aquila, che supera Motta, però butta via il pallone con Morici che vola in contropiede, subisce il fallo e segna il meno 4. Vola Nicolas Morici a segnare il meno 4, fondamentale in questo momento della partita. Il ventenne argentino dell'Ostuni, che ha disputato un'ottima partita finora. Dalla lunetta Nicolas sbaglia però il tiro libero, Molina lotta al rimbalzo, non riesce a aggiudicarsi il pallone, ancora meno 4. Dell'Aquila in palleggio, sta camminando la Foggia, sta abbassando veramente il ritmo perché le rotazioni sono veramente limitatissime. Però nonostante questo adesso Marsiglia probabilmente ha subito un fallo in attacco da Dell'Aquila, che combina un altro pasticcio, prima una gomitata a Marsiglia non ravvisata dall'arbitro, poi un passaggio un po' azzardato, un ribaltamento per Macchiarola che non riesce a ricevere il pallone, palla persa da Foggia, 50-54. Ostuni deve reagire, deve mettere in campo l'orgoglio per vincere questa partita, per raggiungere una finale che, per quello che si è visto quest'anno, sarebbe meritatissima. Sbaglia Marsiglia di pochissimo, sfortunato il playmaker ostunese, sfortunato con la palla che prima entra poi esce, e poi l'ultimo tocco a rimbalzo il suo, ancora meno 4. Macchiarola porta palla, Dell'Aquila riceve il pallone marcato da Marsiglia, poi serve Donaldson al centro, va in penetrazione Donaldson, il tiro dalla media, tabellone, sbaglia, poi riprende il rimbalzo, c'è il fallo commesso probabilmente da Paulinho Motta su Donaldson aveva sbracciato,
ma il fallo per l'arbitro Ferrari lo ha subito lui. Secondo fallo di Poligno Motta. Non riesce a battere la rimessa, forse ci sono 5 secondi, recupero da parte di Poligno Motta. Menzione che predica calma. Tra gli applausi del Palo Gentile adesso Marsiglia. Recupero importantissimo questo per Motta. Motta per Menzione, Menzione marcato da Dell'Aquila. Morena spalle a canestro. Prova a servire Motta che però sbaglia dall'angolo, da due punti. Riparte Macchiarola. Imprecisi a tiro da fuori gli ostunesi. Adesso Antonio Padalino, forse fallo in attacco su Morici che però con la sua pressione difensiva riesce a rubargli il pallone e riparte ancora Ostuni con Marsiglia. Menzione spalla a canestro contro Dell'Aquila. Marsiglia prova da tre punti, sbaglia ancora. Forse bisognava penetrare questo frangente con la palla che da fuori non entra. Padalino in palleggio, Donaldson. Macchiarola con Marsiglia che lo mette pressione. Dell'Aquila marcato da Menzione, posizione di guarda, butta via il pallone, un tiro da tre insensato, non prende nemmeno il ferro allo scadere di 24, buono per Ostuni a 7:46 alla fine della partita, meno 4 ancora, 50-54, punteggio basso, partita intensissima con tanti errori da entrambe le parti. Adesso Marsiglia chiama il pick and roll con Motta, poi lo ignora. Vuole servire spalle a canestro Morena che però riceve fuori, passaggio a Menzione che subisce fallo, e probabilmente andrà in lunetta, fallo di Donaldson, andrà in lunetta Carlo Menzione. Può mettere meno di un possesso di vantaggio tra le due squadre. Segna Carlo Menzione, il primo tiro libero. Carlo Menzione migliore in campo per Ostuni giovedì sera, 27 punti per lui. Segna anche il secondo, rientrerà Chiappinelli, fuori un Marco Dell'Aquila, probabilmente il migliore tra i suoi, finora non era mai uscito dal campo, adesso veramente non ce la fa più. E proverà Foggia a tenere questo vantaggio nonostante l'assenza del suo uomo migliore e con l'altro suo uomo migliore Nicola Padalino in panchina per problemi di falli. Ferra Mosca contro Motta, Macchiarola, serve Donaldson spalle a canestro, adesso si devono affidare a lui gli attacchi di Foggia. Morena con grande esperienza gli ruba il pallone. Ostuni può andare in attacco per andare in vantaggio, per almeno per la parità. Morena contro Donaldson, spalle a canestro. Movimento di Morena che appoggia la tabella. Parità. Parità. 54 pari. 6 minuti e 45 dalla fine. Chiappinelli prova un canestro quasi impossibile. Menzione, ruba il rimbalzo. E subisce, poi Morici subisce il fallo di Ferra Mosca. Terzo fallo di squadra per Foggia. Palo Argentina adesso esplode. Convenzione che aizza la folla. Time out per Foggia. Padalino è pronto a rientrare. C'è stata la reazione da parte di Ostuni. Con adesso con Dell'Aquila e Padalino fuori per rifiatare. Sicuramente Ostuni adesso deve cercare di effettuare un parziale per andare avanti, per mettere in tranquillità la partita. Sì, Domenico, si sta vedendo negli ultimi minuti, si sta vedendo uscire il cuore di Ostuni, sostenuto da tutta questa gente qui al Pala Gentile. I ragazzi stanno difendendo benissimo, hanno recuperato 3-4 palle in fila.
E adesso nell'ultima azione abbiamo visto andare a giocare la palla sotto per Mimmo Morena, è lui che deve trascinare, il capitano deve trascinare, deve prendere per mano tutti i compagni. Altra chiave in questo momento con Chiappinelli ancora in campo con quattro falli, forse Gianluca Marseglia dovrebbe prendersi qualche isolamento e prendersi qualche responsabilità in più, ma mi sembra che Foggia sta passando nuovamente a zona, quindi nulla di fatto. Di nuovo zona 2-3 per Foggia. Zona 2-3 per Foggia con Chiappinelli in pressione su Marseglia. Marseglia tiene il pallone. Morena forse commette fallo in attacco, stavolta non fischiato. Menzione va in penetrazione in mezzo a 4. Menzione segna il più 2 finalmente. Grandissimo canestro da parte del numero 10 ostunese. Adesso Macchiarola penetra e scarica per Donelson, che però sbaglia il semigancio. Riparte Motta contro Padalino, in penetrazione Motta sbaglia con la mano sinistra e commette poi il fallo sul rimbalzo. Sfortunato il brasiliano, ex giocatore di Corato Celias Ostuni. Sta lottando con il cuore, ma è stato sfortunato in questo caso. Il suo sottomano di sinistro. Fallo subito da Nicola Padalino, secondo fallo di squadra per Ostuni. 3 falli di squadra per Foggia. Adesso rientra Marco Dell'Aquila. Evidentemente Foggia ha capito che senza Dell'Aquila in attacco c'è veramente poco. Anche con Padalino in campo. Doppio blocco in punta per Dell'Aquila, raddoppiato Padalino solo, va in penetrazione, si va a infrangere sul muro stonese e c'è il fallo fischiato, credo a Menzione. No, il fallo fischiato a Mimmo Morena, fallo abbastanza dubbio perché Padalino era andato a schiantarsi sul muro ostunese, c'erano Morena e Motta assolutamente fermi con le braccia alte. Va in lunetta Nicola Padalino. La sua meccanica caratteristica. Tira quasi cadendo all'indietro. Segna 56-55. Tra i fischi e palla gentile, Padalino dimostra di avere il sangue freddo, segna il punteggio, segna la parità per Foggia su 56 pari. Foggia ancora in zona, Morena contro Antonio Padalino, non viene servito, Morici in penetrazione, è fuori per Marseglia, che segna il canestro da 3 punti, il suo terzo canestro da 3 punti della partita, più 3. Blocco granitico di Donelson su Marseglia, il recupero, Menzione stavolta non scarica il pallone, si mette in proprio, appoggia il pallone per il più 5 in sottomano Dell'Aquila, stavolta marcato da Morici, subisce qualche colpo, crossover. Forse c'era un fallo in attacco da parte di Morici, o forse no. La difesa aggressiva di Morici stavolta è stata punita dall'arbitro. Morici non stava scivolando, era leggermente in laterale, ma Dell'Aquila gli ha piantato una gomitata in faccia. Ci poteva stare forse il fallo alla difesa. Quarto fallo di squadra per la cestistica. Adesso Ostuni ha capito che deve marcare soprattutto Dell'Aquila, perché al di fuori di Dell'Aquila c'è poco per l'attacco di Foggia. Sì, allo stato di cose attuali, vista la stanchezza, viste le poche rotazioni, sta emergendo da parte di Foggia soltanto il talento di Dell'Aquila.
In questo caso purtroppo per la cestistica emerge anche il talento immenso del veterano Padalino, che va al rimbalzo d'attacco, segna, subisce il fallo e andrà in lunetta con il tiro libero supplementare. Il quarto fallo di Menzione, che adesso si lamenta con la stella, perché in questo caso Padalino ha preso il rimbalzo in attacco e ha appoggiato a Canestro, probabilmente non c'era nessun fallo. Infatti Menzione è arrabbiatissimo, il suo quarto fallo personale. Padalino completa l'azione da tre punti, parziale di 5-2 per Foggia, con 5 punti consecutivi di Padalino. Menzione riceve dell'Aquila Lomarca, Menzione in penetrazione, forse subisce fallo, scarica fuori per Marseglia, in arresto e tiro Marseglia, forse un po' affrettato questo tiro, 61-59, dell'Aquila ritorna in attacco, va in penetrazione, serve Chiappinelli da tre punti, segna, ancora il sorpasso di Foggia, 61-62, Chiappinelli che adesso si esalta con i compagni di squadra, giustamente, perché Foggia si sta giocando alla grande questa gara 3 di semifinale, è in vantaggio di un punto a 4 minuti e 10 alla fine. Coach Forza chiama time out. Quattro minuti e 10 alla fine della partita. Marseglia in palleggio, affiancato da Morici. Menzione ancora in guardia destra. Motta in angolo, viene raddoppiato, riesce a scaricare fuori per Marseglia, che va in penetrazione, scarica per Motta dalla media distanza, da lì Motta non sbaglia mai, Paulinho Motta, dai 5 metri, la mano dolcissima del brasiliano, più uno Stuni, 63-62, pick and roll ancora di Donaldson e dell'Aquila, con dell'Aquila che va in penetrazione, trova un tiro fuori equilibrio, forse infrazione di passi, forse frazione di passi di Donaldson che poi butta per terra Marseglia per il più uno, segna Donaldson, più uno per Foggia, Morici, serve Motta, stavolta c'è il fallo, no, non c'è il fallo, ci sono solo, c'è il fallo subito da Nicolas Morici e c'è il canestro valido perché il giocatore di Foggia si era appeso alla retina. Ancora un'ottima azione, un ottimo dai e vai tra Paulinho Motta e Nicolas Morici, con Morici che ha appoggiato al canestro, si è sentito da qui su il rumore dello schiaffo subito da Morici, anche se adesso Padalino continua a protestare e Menzione giustamente chiede alla stella perché non viene mai fischiato un fallo tecnico ai giocatori di Foggia, che continuano a lamentarsi ormai dall'inizio della partita. Segna Morici, quindi il canestro non era valido, ci siamo sbagliati clamorosamente. 2-2 comunque di Morici, comunque c'è il più uno. Antonio Padalino che dopo il palleggio, dopo un ottimo primo tempo, un po' sparito nella seconda fase della partita. Donaldson vuole servire Chiappinelli, non ci riesce per l'anticipo di Menzione, prova il backdoor Donaldson, però va in penetrazione, tira fuori equilibrio e sbaglia. Ostuni può recuperare con Morici, Morena, Menzione, Marseglia che pensa al tiro, poi non tira. Morici in penetrazione, serve Marseglia che è solo da tre punti e segna ancora una volta Gianluca Marseglia, 4 triple per lui in questa partita, il playmaker di casa, lo stunese doc Gianluca Marseglia che adesso marca dell'Aquila che va
a segnare da tre punti, risponde da per suo, 68-67, più uno per Ostuni. Marsiglia che finta il tiro, va in penetrazione, subisce il fallo di Antonio Paterino ed è ottimo questo fischio perché dovrebbe trattarsi di due tiri liberi, secondo fallo di Antonio Paterino. Grande partita giocata quest'oggi a Gianluca Marsiglia, in attacco 4 triple messe a segno, adesso può segnare il più 2 per Ostuni. Sbaglia invece il secondo tiro libero, Donaldson si aggiudica il rimbalzo, 69-67. Dell'Aquila in palleggio, ancora il pick and roll, penetrazione, Donaldson, non è valido il canestro di Donaldson perché per l'americano una netta inflazione di passi, stavolta l'arbitro Ferrari non può evitare, non può non chiamare un'inflazione così netta. L'americano ha fatto tre passi per arrestarsi e mettere il canestro. Ora Marsiglia in palleggio, Morici attacca Giappinelli, Morici scarica fuori per Motta, Morena può segnare da tre, può tirare da tre punti e segna! Segna Mimmo Morena! Segna il capitano, più 5! 1 minuto e 45 alla fine, dell'Aquila ancora! Incredibile! Marsiglia gli strappa il pallone mentre stava tirando da tre. Fischiato il fallo ai danni dell'Aquila. Forse ha preso anche un pezzo di mano. L'arbitro Ferrari non ha dubbi. E dell'Aquila quindi andrà in lunetta con tre tiri liberi, può portare Foggia sul meno 2. Domenico, nonostante ci fosse una bolgia dopo la bomba segnata da Capitan Morena, l'abbiamo sentito fin da qui, il rumore del cuoio, la palla recuperata da Gianluca Marsiglia, si è sentito il rumore della palla nettamente. Comunque, ritornando a quello che dicevi prima, finora un grande applauso per il playmaker dello Ostuni, che nonostante la grande sofferenza che comunque stia vivendo in difesa, dovendo affrontare il migliore del Foggia e cioè Marco dell'Aquila, ha riuscito a trovare nonostante tutto le energie per mettere quel pizzico in più in attacco. Glaciale dell'Aquila dalla lunetta, 2 su 2 finora. Sbaglia invece il terzo, rimbalzo di menzione prestato da Paterino. Marsiglia in palleggio, si alza il grido Ostuni, Ostuni da parte del pubblico del Palagentile. Morici per Motta, Motta dalla media, stavolta sbaglia, il rimbalzo di Morena che prima prova, poi Morena ancora il rimbalzo dell'Aquila, gli tocca il pallone. Morena aveva quasi segnato con un tap-in spettacolare, si riprenderà comunque con una rimessa dal fondo per Ostuni. Questa azione adesso è fondamentale perché a 1 minuto e 19 dalla fine mettere due possessi di vantaggio per Ostuni è fondamentale. Difesa a uomo per Foggia, 13 secondi alla fine dell'azione, adesso 10. Marsiglia pick and roll con Morena, Marsiglia appoggia a canestro, sbaglia di pochissimo, sfortunatissimo Gianluca Marsiglia, con dell'Aquila che pensa al tiro da tre punti, poi non tira, subisce il fallo di Motta. Veramente sfortunatissimo per me che è rossunese. Quattro secondi alla fine, ancora dell'Aquila in lunetta. Stavolta sbaglia il primo tiro libero e si dispera.
comunque vada questa partita, veramente onore a Foggia che veramente ha fatto una grandissima partita nonostante le assenze. Segna il secondo tiro libero dell'Aquila, 72-70, 48 secondi, Marsiglia in palleggio. Serve Morena, spalle al canestro, raddoppiato, Motta, menzione imbarcato da Antonio Padalino, prova la penetrazione, menzione, prova il canestro. Il canestro! Il canestro incredibile di Carlo Menzione, fuori equilibrio, in fadeaway dall'angolo, più 4 per Ostuni. E adesso il palazzetto esplode dopo un canestro, veramente una preghiera da parte di Carlo Menzione. Da Foggia, ultimo time out, non hanno più time out i foggiani, mentre Coach Pozza ha ancora un time out a disposizione, più 4 per Ostuni. La partita si era messa abbastanza male, ma Ostuni l'ha recuperata alla grande. Sì, l'ha recuperata alla grande. Adesso questi ultimi 30 secondi sono importantissimi. Foggia ripartirà dopo il time out con una rimessa nella zona d'attacco. Quasi sicuramente la scelta del coach sarà quella di andare ad un tiro veloce o comunque di buttarsi dentro in penetrazione per prendere un fallo. Dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo difendere bene. Questa azione è fondamentale. Quello che ha fatto Carlo Menzione prima ha dell'irreale. Cioè, un tiro impossibile. Grandissimo Carlo. Ostuni forse non dovrebbe far ricevere dell'Aquila, però riceve, viene raddoppiato, Antonio Padalino va al tiro, palo di Padalino, la rimessa sarà per Ostuni, con Donetsk che sporca il pallone al rimbalzo e finalmente Coach Pozza chiama il suo ultimo time out, palla per Ostuni, più 4 per Ostuni e adesso finalmente la finale non è un miraggio, dopo una partita sofferta per 40 minuti. Adesso l'inerzia è tutta la parte di gialloblu in un palazzetto che quest'oggi c'è veramente da fare un applauso a questo pubblico, perché sta dando veramente una spinta in più ai nostri ragazzi, mentre su YouTube ci seguono adesso quasi 75 persone, adesso 74. Gli ostunesi che soffrono con noi a distanza, mentre noi stiamo soffrendo tantissimo qui in loco, perché è una partita veramente combattutissima. Ce lo si poteva aspettare nonostante le assenze. Ostuni è riuscito a mettere un bel solco di vantaggio. 4 punti, 2 possessi, la palla tra le mani. Ferra Mosca adesso in campo al posto di Donaldson. Morici riesce a servire Carlo Menzione, che a Pinelli commette il suo quinto fallo su Gianluca Marsiglia, che andrà in lunetta con 2 tiri liberi e può portare Ostuni sul più 6. Cambio ancora con Chiappinelli, quinto fallo dicevamo. Abbraccia il suo capitano Nicola Padalino, anche Chiappinelli ha giocato una partita generosissima. Marsiglia sbaglia purtroppo il primo tiro libero, 20 secondi alla fine. Adesso probabilmente sarà Carlo Menzione che andrà a marcare dell'Aquila per questi ultimi 20 secondi, per cercare di limitarlo al massimo. Segna però stavolta, la palla che si arrampica sul ferro, segna Gianluca Marsiglia. Dell'Aquila riesce a ricevere, va a tirare in penetrazione, Morici lo disturba, Ostuni recupera il pallone, Morici subisce il fallo, dell'Aquila è disperato ma non si può rimproverare assolutamente niente, che ha giocato veramente una partita bellissima, il numero 20 del Foggia. Coach Pozza abbraccia Gianluca Marsiglia, adesso è più 6, con il tiro libero di Nicolas Morici, a 14 secondi dalla fine. Segna anche il secondo, Nicolas dell'Aquila ferma la resa e firma la resa della Diamond.
la resa incondizionata al 7 secondi alla fine. Veramente una grandissima squadra questa Diamond Foggia, ma ancora più grande è stata la nostra cestistica Ostuni, che adesso finalmente può dire, può urlare di essere in finale di playoff. È finale, quindi al termine di una partita combattutissima che però alla fine è stata vinta dalla squadra che ha meritato di più nell'arco di tutto il campionato. Sì, questo sicuramente, Domenico. Per i valori visti in campo stasera, diciamo che c'è stato grande equilibrio, perché davvero un grosso applauso va al Foggia che, nonostante le assenze, ha giocato una partita meravigliosa. Veramente 10 ragazzi che hanno dato il cuore, ma lo Ostuni ha fatto valere il suo di cuore, soprattutto negli ultimi minuti, con l'esperienza e la grinta di elementi quali Menzione, Morena, Gianluca Marseglia. Siamo arrivati in finale, bene così. Vi salutiamo dal Palagentile di Ostuni, grazie per averci seguiti e ci vediamo quindi domenica prossima per la finale di playoff. Non sappiamo ancora se contro San Severo o contro Cerignola, ma sappiamo che adesso siamo in finale. A domenica prossima, arrivederci.